coinvolgere i cittadini di 5 paesi della zona euro, oltre all'Italia anche la Spagna, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi, in un dibattito molto importante e molto attuale, cioè quello sul futuro della strategia della Banca Centrale Europea. Perché attuale? Perché proprio in questo momento e fino praticamente alla fine di questo anno la Banca Centrale Europea svolgerà un processo che si chiama la Strategy Review, che è appunto un riesame della sua strategia di politica monetaria. L'ultima volta che si è svolto un processo di questo genere è stato nel 2003, quindi ovviamente le condizioni economiche di oggi sono assolutamente diverse rispetto a quelle di allora e quindi ci si è giustamente resi conto del bisogno appunto di un cambiamento e di rivedere la strategia futura. Vari attori, organizzazioni della società civile, accademici sono già stati ascoltati sia dalla BCE sia dalle banche centrali nazionali, però appunto noi di Positive Money Europe insieme alle nostre organizzazioni partner abbiamo pensato di creare uno spazio in cui anche i cittadini stessi potessero appunto incontrarsi, seppur virtualmente, e prendere parte a questo dibattito. Appunto la nostra è un'iniziativa promossa da una serie di organizzazioni. Oltre a Positive Money Europe siamo appunto una ONG con sede a Bruxelles e lavoriamo per far sì che la Banca Centrale Europea supporti un'economia che sia più democratica e più sostenibile. E insieme a noi collaborano nello specifico a questo progetto Participitz, un'altra organizzazione sempre belga che è esperta in strumenti di partecipazione e di deliberazione dei cittadini, e poi a livello nazionale, quindi ad aiutarci nella promozione degli eventi dello European Citizens Bank, c'è Fondazione Finanza Etica. Come miriamo quindi a raggiungere questo obiettivo di far sì che i cittadini partecipino al dibattito sul futuro della Banca Centrale Europea? Ovviamente i cittadini comuni hanno bisogno di strumenti per prendere poi una parte attiva a questo tipo di dibattito e quindi abbiamo creato a questo fine una piattaforma sulla quale potrete accedere a tutta una serie di contenuti di tipo didattico ed informativo. E abbiamo anche organizzato una serie di webinar, siamo ormai quasi giunti alla fine, quello di oggi è il nostro penultimo incontro, mentre l'ultimo si terrà il 17 giugno, ma appunto sono stati tutti registrati questi webinar, quindi potrete assolutamente rivederli, li trovate tutti sul canale YouTube di Positive Money Europe. Quindi una volta acquisiti tutti questi strumenti e acquisita più familiarità con gli argomenti chiave di questo dibattito, sarete quindi pronti per partecipare al dibattito, e lo si può fare in diversi modi. Appunto, come dicevo, lo European Citizens Bank è un progetto di partecipazione e quindi abbiamo creato una piattaforma interattiva, potrete interagire su di essa con noi, con il nostro team, con gli altri partecipanti, ma anche con gli stessi contenuti di cui vi parlavo, quindi potrete supportarli, potrete commentarli, ma soprattutto sulla piattaforma potrete aggiungere i vostri contenuti, le vostre proposte e idee, anzi vi invitiamo a farlo fin da oggi. Perché appunto queste idee saranno poi portate all'evento finale della European Citizens Bank. Ogni paese coinvolto nel nostro progetto verrà appunto, organizzerà questa assemblea dei cittadini finale, quindi dopo la conclusione delle settimane di dibattito online. E l'obiettivo di questo incontro di deliberazione è quello di creare, di elaborare delle raccomandazioni concrete che poi presenteremo alla Banca Centrale Europea prima della fine della Strategy Review stessa. Come si può quindi, diciamo, che cos'è questa assemblea e come si svolgerà il lavoro durante questo evento di deliberazione? Dicevo appunto, è un'occasione per formulare delle proposte concrete. Vi parteciperà un gruppo di partecipanti italiani e questi ultimi avranno la possibilità di lavorare con dei facilitatori professionisti
Durante queste due giornate verranno riviste alcune delle proposte, alcuni dei contenuti che hanno animato il dibattito online e il prodotto finale sarà per appunto un documento con le raccomandazioni finali per l'Italia. Per partecipare all'assemblea bisogna appunto seguire questi quattro semplici step, ovviamente bisogna andare sulla nostra piattaforma che potrete accedervi anche direttamente in lingua italiana. Tutti i contenuti sono stati elaborati e poi tradotti nelle cinque lingue nazionali dei paesi coinvolti, quindi digitando europeancitizensbank.it accederete alla piattaforma direttamente in italiano. Quindi nello spazio dedicato al nostro dibattito troverete anche una sezione sull'assemblea dei cittadini in cui sarete rimandati ad un form per candidarvi, per iscrivervi all'assemblea stessa. Faremo poi una selezione di partecipanti, noi miriamo ad avere un gruppo di lavoro tra i 25 e i 35 cittadini e cittadine in totale. E quindi qualora appunto confermiate la vostra presenza potrete poi incontrarvi con altri cittadini e con i facilitatori. Abbiamo una nuova data per l'assemblea perché appunto proprio last minute abbiamo deciso di rimandare l'assemblea ad ottobre ovviamente di quest'anno. Non abbiamo delle date, le date sono ancora da confermare, però con molta probabilità si terrà venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre. Passerei adesso all'argomento di oggi, a questo quarto webinar interattivo della Banca dei Cittadini Europei. Purtroppo la professoressa Irene Monasterolo non ha potuto poi unirsi a noi oggi, però vi invitiamo comunque assolutamente a dare un'occhiata al suo lavoro, perché davvero la sua ricerca e il suo lavoro sono molto importanti, molto rilevanti in questo settore e per queste tematiche. Però appunto passerei adesso la parola ad Andrea Barolini, giornalista di Valori, che ci guida nel dibattito di oggi e ci potrà presentare gli altri due ottimi speakers di oggi. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Barolini, sono un giornalista, mi occupo di economia, di finanza e in particolare di finanza e clima da qualche anno, dal 2015 direi in poi, quando per spiegare e cercare di introdurre l'importanza dell'argomento fui chiamato a scrivere un articolo su una riforma delle pensioni che doveva essere sostenibile al 2050-2060, si parlava di tempi lontanissimi, io mi sono detto, beh, ma in quel momento lì noi forse non avremo quasi neanche un pianeta sul quale vivere e quindi è importante concentrare l'attenzione sulla sostenibilità e sulla capacità che noi abbiamo attraverso le nostre azioni e soprattutto attraverso le azioni finanziarie di modificare un po' la rotta di questo pianeta, evitando la catastrofe, appunto. Lavoro per Valori, che è giornale della Fondazione Finanza Etica, che è stata citata, che fa parte del gruppo Banca Etica. Oggi ne parliamo di, in particolare, Banca Centrale Europea e di cosa può fare in generale una banca centrale, anche Banca Centrale Nazionale, in particolare cosa può fare la Banca Centrale Europea, e ne parliamo con Daniela Finamore di Recommon, associazione che tutti conoscono, ma insomma due parole giusto, che si occupa di campagne, di pressione nei confronti delle imprese, delle istituzioni, affinché appunto il mondo si orienti verso una sostenibilità complessiva ne parliamo anche con Alessandro Asmundo, che è del Forum per la Finanza Sostenibile, che lo dice appunto la parola, si occupa di fare in modo che banche, fondi investimento, compagnie di assicurazione eccetera possano via via aiutarci a creare un mondo migliore, la taglio con l'accetta, anziché continuare a perpetrare il business as usual. Quindi io darei la parola prima all'una e poi all'altro per una presentazione, e dopodiché apriremo anche alle domande che ci sono dagli spettatori, ci saranno sicuramente dagli spettatori, e al dibattito che potrà generarsi. Daniela.
Grazie mille Andrea e grazie Alessia, grazie agli organizzatori del webinar e soprattutto per avermi invitato a diciamo, rappresentare anche il posizionamento di Recommon in merito a questa discussione. Provo a condividere lo schermo. Ok, vedete tutto perfetto, grazie. Perfettamente, grazie. Grazie. Partirei diciamo giusto con una piccola introduzione. Andrea ha già fatto qualche accenno all'organizzazione di Recommon, ma giusto appunto qualche accenno al lavoro dell'associazione che rappresento, che ci aiuta anche a profilare meglio quale può essere il nostro contributo all'interno del dibattito, quale ruolo giocano le banche centrali nella transizione ad un'economia più sostenibile. Come diceva Andrea, appunto, noi ci occupiamo principalmente di campagne, lavoro di inchiesta, lavoro di pressione, advocacy, attivismo legale, quindi chiedersi in che modo le banche centrali e il ruolo delle banche centrali possano rientrare nel nostro ambito di lavoro. Recommon, appunto, come dicevo, associazione che lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società in Italia e in Europa. Le campagne di denuncia e di pressione su aziende, istituzioni e mondo della finanza sono il principale strumento di azione di Recommon, campagne che si svolgono su una serie di assi tematici che sono intrecciati tra di loro, qui li vedete elencati, abbiamo cercato di delinearli: istituzioni, potere economico, sistema fossile, estrattivismo, globalizzazione 2.0, malaffare e impunità, transizione giusta e giustizia climatica. In modo particolare io sono campaigner finanza e clima, mi occupo di quella che è la campagna che abbiamo chiamato campagna Stop Finanza Fossile nel macro ambito appunto del macro filone del sistema fossile, che è una campagna che mira ad indagare, a mettere in luce, a denunciare tutti quei finanziamenti che permettono al sistema dei combustibili fossili, all'industria fossile di sopravvivere e di continuare a fare profitto. Quello che andiamo a mettere in luce è non soltanto, diciamo, la quantità di investimenti che stanno dietro il sistema fossile, ma soprattutto quello che vi è dall'altra parte, cioè quali sono le banche. In modo particolare mi occupo di banche commerciali, compagnie di assicurazioni, quindi parliamo della finanza privata, che pubblicamente, diciamo, tendono comunque a mettere in luce determinati slogan di sostenibilità, di vicinanza ai territori di transizione, ma in realtà poi concretamente vi sono miliardi di investimenti, di finanziamenti, di assicurazioni che sono destinati al mondo fossile. Capirete che devolvere una quantità di denaro nei confronti di un determinato sistema garantisce anche poi, diciamo, la prospettiva di un determinato sistema economico-finanziario, di un determinato sistema energetico, il modo appunto in cui poi si costruisce la società. E sicuramente, anche se appunto in modo particolare mi occupo di finanze private, di finanza privata, nella campagna Stop Finanza Fossile, anche un occhio deve essere dato alle banche centrali, perché le banche centrali hanno un ruolo determinante appunto nel delineare quella che è una determinata prospettiva economica finanziaria, e anche perché le banche centrali, lo vedremo dopo, anche soprattutto con la Banca Centrale Europea e con la Banca d'Italia, hanno un ruolo fondamentale anche in quanto investitori. Basti pensare appunto anche diciamo, a determinati acquisti di asset che vi sono stati come risposta all'emergenza pandemica e che vi saranno appunto per la ricostruzione. Comunque hanno un ruolo fondamentale nel determinare che determinati acquisti fare e verso quali settori devolvere appunto diciamo una grande fetta di investimenti.
Qui giusto appunto qualche cenno sulle questioni più perché le banche centrali devono preoccuparsi del cambiamento climatico e occuparsi del cambiamento climatico. Giusto come contesto va riconosciuto che ormai scienziati, accademici, ma gli stessi governatori delle banche centrali riconoscono che la banca centrale in quanto istituzione, considerando il proprio mandato, il proprio obiettivo, le proprie finalità, non può esimersi dal prendere in considerazione i rischi climatici. Si tratta di rischi climatici e di transizione che mettono in pericolo la realizzazione del mandato stesso della banca centrale. Sia che si tratti appunto di un mandato, come dire, standard, quello relativo alla stabilità finanziaria e dei prezzi, che non può essere appunto, come dire, poi compatibile con un sistema di emergenza climatica, e sia quando appunto poi nel mandato è presente anche l'obiettivo di supportare le politiche governative. Pensiamo appunto all'esempio della BCE, qualora vi sia l'obiettivo di contribuire alle politiche di allineamento dell'Accordo di Parigi, agli obiettivi climatici dell'Unione Europea, allora anche in questo caso appunto la Banca Centrale Europea deve allineare anche quella che è poi la propria operatività a questo mandato. Sono stati delineati due grandi approcci, diciamo, che possono essere presi in considerazione per definire in che modo la Banca Centrale può porsi nei confronti dei rischi climatici. Vengono essenzialmente distinti in approccio precauzionale ed approccio preattivo. L'approccio precauzionale è quello che prevede degli strumenti in modo da proteggere i bilanci delle banche centrali dai rischi climatici. L'altro è l'approccio, scusate, il primo è l'approccio precauzionale e il secondo è l'approccio proattivo, che prevede quello, diciamo, un intervento più attivo della banca centrale nel supportare attivamente la transizione ad un'economia a bassa emissione di carbonio. Si tratta comunque di due approcci, lo riconosce lo stesso Network for Greening the Financial System. È stata fa fatta questa classificazione, anche se tuttavia riconoscere poi un determinato strumento, una determinata misura in un approccio piuttosto che l'altro, diciamo, tendono molto a combinarsi tra di loro e anche a conciliarsi tra di loro. Qui ho giusto scritto prime misure urgenti da poter attuare, ma ne parlerò poi in modo dettagliato dopo. Come dicevo inizialmente, come Recommon appunto non siamo esperti di finanza, siamo campaignere, ci occupiamo più di quello che è un determinato posizionamento politico che anche determinate istituzioni finanziarie non possono svolgere in questo momento e possono appunto svolgere quindi in questo contesto per affrontare anche il fenomeno dei cambiamenti climatici e alla luce diciamo, del contesto nazionale, europeo e internazionale che stiamo vivendo e alla luce anche dell'anno particolare che è del 2021 in cui abbiamo dei importanti vertici internazionali in cui verranno prese in consiglio, che verranno prese alcune misure fondamentali per fronteggiare l'emergenza climatica. Allora, giusto una profilazione per quanto riguarda la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, era stato menzionato anche prima da Serena, vi è in corso appunto questa revisione della strategia della Banca Centrale Europea. Si tratta di un processo fondamentale, sottovalutato, ma che va molto attenzionato, perché rivedere la strategia implica anche, diciamo, fare nuove considerazioni, nuove analisi anche sul mandato della BCE, l'operatività del mandato e in che modo, diciamo, la BCE può prendere in considerazione i diversi rischi che si incontra, tra quali appunto i rischi fisici e di transizione derivanti dal cambiamento climatico. Il modo in cui diciamo, la revisione della strategia della BCE è in corso, dovrebbe concludersi nella seconda metà di quest'anno, e il modo in cui questa strategia verrà rivista e le decisioni che verranno prese è fondamentale in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici. Attualmente vi sono degli studi recenti che mostrano che la Banca Centrale Europea, soprattutto attraverso, diciamo, determinate politiche di quantitative easing che ci sono state, soprattutto nel periodo pandemico, in realtà ha, come dire, molto carbonizzato quello che è il proprio portafoglio. Infatti il 60% degli acquisti di asset fatti con il quantitative easing provengono da settori ad alta intensità di carbonio. Tra questi possiamo trovare 38 società di settori combustibili fossili, giusto per menzionarne qualcuno, Total e Shell, società che comunque sono coinvolte in progetti di
di espansione, di estrazione, anche alcune coinvolte nel carbone, che comunque è il più inquinante tra i combustibili fossili. Nella considerazione relativa alla revisione della strategia, la stessa BCE, ma i diversi ormai, diciamo almeno quelli europei, dei governatori delle banche centrali, stanno anche riconsiderando la totale applicazione, diciamo, radicale del principio di neutralità del mercato. Ormai se ne sente parlare sempre più spesso, inizia, diciamo, a suonarci come comune questo principio. Il principio di neutralità del mercato è quel principio che mira a minimizzare le distorsioni sul mercato, quindi è basato sul principio che le transazioni monetarie siano oggettive e che non debbano influenzare il mercato. Tuttavia, nella realtà succede, soprattutto tramite l'applicazione di strumenti non convenzionali, che attenendosi a questo principio di neutralità del mercato si vengano invece a avvantaggiare determinate società, che in realtà determinate compagnie che sono ad alta intensità di carbonio. E quindi in questo caso la richiesta che viene fatta da Recommon, ma da altre organizzazioni della società civile, è che è in corso, come dicevo, anche in riflessione della stessa BCE e altre banche centrali, è quella di relativizzare il principio di neutralità del mercato, soprattutto perché il principio di neutralità del mercato non è vincolante, mentre è vincolante invece a supportare le politiche governative dell'UE. Quindi, se si continua a finanziare le società a combustibili fossili, si va totalmente in opposizione a quella che è la politica dell'UE, e diciamo, il supporto in questo caso è giuridicamente vincolante. Quali sono delle richieste, anche in relazione all'approccio che dicevamo prima, le richieste appunto che potrebbero essere fatte immediatamente alla BCE e, diciamo, una sorta di primi passi concreti, prime misure che la BCE potrebbe prendere anche appunto a fine della revisione, e che comunque delineerebbero una sorta di posizione ambiziosa della Banca Centrale Europea nei confronti al fenomeno del cambiamento climatico. Qui appunto insieme ad altre organizzazioni, quali la stessa Positive Money e altre della società civile europea, vi sono tutta una serie di, diciamo, di richieste tecniche che, diciamo, non sto qui a delineare relativamente a quali possono essere le misure della BCE. Ho cercato semplicemente di sintetizzarne due, dicendo la decarbonizzazione degli asset e, diciamo, anche prendere una posizione relativamente alle garanzie. Con decarbonizzazione degli asset significa appunto decarbonizzare, cioè quindi togliere, disinvestire, togliere combustibili fossili dagli acquisti degli asset che vengono fatti dalla Banca Centrale Europea. Qui facevo riferimento prima appunto a comunque quanto il 60% sia andato a favore delle società del settore dei combustibili fossili. Quindi una sorta, diciamo, di screening negativo, e questo lo vedremo anche con la Banca d'Italia, potrebbe essere un primo passo avanti che potrebbe fare la Banca Centrale Europea. Il secondo riguarda quelle che sono le garanzie. Quando presta alle banche commerciali, le banche private commerciali, la Banca Centrale Europea riceve in cambio appunto quelle che sono delle garanzie. E vi è tutto un sistema di valutazione di queste garanzie, che tengono in considerazione anche determinati rischi. Tuttavia, i rischi climatici non sono ancora presi in considerazione in queste garanzie, nei cosiddetti collaterali. Quindi anche in questo caso una revisione del sistema dei collaterali che tenga in considerazione i rischi climatici e che porti a una svalutazione degli asset fossili anche potrebbe essere un principio, un primo passo preso dalla Banca Centrale Europea. Tutto questo potrebbe essere, come dire, se ragioniamo a pacchetti, come dicevo prima, tra approccio precauzionale e approccio proattivo, queste misure rientrano nell'approccio precauzionale. Sicuramente l'approccio proattivo, intendendo la banca centrale che attivamente supporta la transizione, anche quello sarebbe assolutamente benvenuto. D'altra parte, nella situazione in cui siamo, e appunto adesso lo vedremo per bene, in cui è difficile inquadrare che cosa è sostenibile e cosa no, che cosa è green e cosa no, e vi può essere appunto anche il rischio del greenwashing, diciamo che l'approccio proattivo in questo modo è possibile, come dire, anche un attimo tenerlo da parte, in vista di una nuova tassonomia, in vista, diciamo, di nuovi steps che vanno presi, di nuovi progressi che devono essere fatti nell'ambito della, chiamiamola, finanza sostenibile.
Qui un piccolo accenno al ruolo della Banca d'Italia. Come dicevo, appunto, il 2021 sarà un anno chiave di, speriamo, un anno decisivo di svolta per determinate decisioni che verranno prese, tanto nella COP26, in cui si andranno a verificare anche quali sono gli incrementi di impegni da parte delle diverse nazioni sul clima, e dall'altra parte appunto via l'Italia che comunque detiene la presidenza del G20 che si terrà a novembre a Roma, quindi diciamo l'Italia sede può un pochino diciamo delineare l'agenda di delle priorità che diversi leader mondiali si troveranno appunto di fronte, e anche delineare quali sono le sfide e le priorità da tenere in considerazione. E al momento, anche diciamo guardando le diverse fasi negoziali che vi sono state nel G20, sicuramente molta attenzione è stata data anche all'ambito della finanza e all'ambito del cambiamento climatico. Come dicevo precedentemente, in questa situazione tutti gli attori sono coinvolti, nessuno escluso, dalla finanza privata, finanza pubblica, istituzioni, banche centrali incluse. Ho qui riportato una citazione della Lagarde a gennaio 2021, quando diceva: le banche centrali non sono responsabili della politica climatica, gli strumenti più importanti e necessari non rientrano nel nostro mandato. Ma il fatto che non siamo al posto di guida non significa che possiamo semplicemente ignorare il cambiamento climatico o non abbiamo un ruolo nel combatterlo. Quindi, se da una parte vi è l'auspicio appunto che la Banca Centrale possa, come dicevo prima, svolgere un ruolo ambizioso nella decarbonizzazione della politica monetaria europea, dall'altra parte un ruolo chiave svolgono anche le stesse banche nazionali, in quanto parte del sistema dell'Eurozona, possono prendere delle posizioni, delle decisioni ambiziose che allo stesso tempo possono quindi influenzare la BCE ad esporsi maggiormente relativamente al tema dei cambiamenti climatici. Per diciamo, delineare, profilare un piccolo brevemente il posizionamento della Banca d'Italia nei confronti del fenomeno dei cambiamenti climatici, ci viene in aiuto la relazione annuale che è stata pubblicata qualche giorno fa, il 31 maggio 2021, che essenzialmente riassume un pochino quello che è il posizionamento della Banca d'Italia su questo, diciamo, informazione di contesto, va detto che la Banca d'Italia in termini di pubblicazioni, di trasparenza, condivisione e informazione dei dati è molto molto avanti, nel senso ci sono diversi report, una serie di studi su cui è possibile andare a verificare appunto qual è il posizionamento della Banca d'Italia nei confronti dei rischi climatici e in che modo la stessa istituzione li sta affrontando. Alcuni punti che diciamo che meritano un'attenzione sulla relazione annuale. Allora, il primo, che appunto era stato dato per certo, la Banca d'Italia con la voce del governatore Visco ha più volte riconosciuto quanto la minaccia dei cambiamenti climatici sia importante per l'operato della Banca d'Italia, e la Banca d'Italia nella stessa relazione annuale riconosce quanto il suo ruolo di investitore sia un ruolo di influenza, punto di riferimento per altre istituzioni nell'adozione di scelte di investimento coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione. E questo si inquadra anche nella parte che potremmo definire un po' più politica, nel senso se la Banca d'Italia prende determinate scelte, queste scelte possono influenzare la BCE, possono influenzare altre banche centrali, ma possono influenzare anche banche commerciali, diciamo, possono comunque delineare quella che è una prospettiva anche nel sistema finanziario italiano. La banca delinea poi tutta una serie di strumenti che hanno a disposizione le banche centrali per appunto fronteggiare i cambiamenti climatici. Tra questi strumenti, uno che vi è di particolare rilevanza, che è quella che è l'integrazione di fattori ESG nella strategia di gestione del portafoglio per migliorarne il profilo sotto rischio finanziario e di sostenibilità. E questa è una cosa che è stata fatta concretamente dalla Banca d'Italia. Dal 2019, infatti, la Banca d'Italia ha integrato alcuni criteri ESG nella politica di investimento. Questa politica è stata prima applicata al comparto azionario solo sul mercato italiano e europeo, poi è stata estesa anche agli investimenti azionari nei mercati di Stati Uniti e Giappone, e estesa anche alle obbligazioni societarie.
Poi, appunto, fondamentale, la Banca d'Italia riconosce appunto di aver preso questo passo, che comunque è un passo importante, integrare comunque una banca centrale che comunque mette dei criteri ESG nella propria politica di investimento, però poi subito dopo, appunto, la Banca d'Italia riconosce che bisogna fare un passo avanti, perché è vero che sono stati integrati questi criteri ESG, ma purtroppo vi sono delle difficoltà, nel senso appunto difficoltà per quanto riguarda la condivisione, la rendicontazione, scusate, e difficoltà in mancanza di quella che è di una tassonomia sugli investimenti sostenibili che possa essere, diciamo, universalmente condivisa, accettata e riconosciuta. E la stessa Banca d'Italia riconosce il rischio forte di greenwashing, in cui si incorre applicando questi appunto criteri ESG senza che vi sia un uniforme riconoscimento su che cosa è sostenibile e che cosa è no. Altro punto, la Banca d'Italia annuncia che a breve, nella relazione c'è scritto nelle prossime settimane, quindi ce l'aspettiamo adesso, giugno-luglio, verrà pubblicata una nuova carta degli investimenti sostenibili, e anche questo è un importante passo avanti, una carta degli investimenti appunto in cui la banca cerca di delineare che cosa per se stessa significa finanza sostenibile, e no. E poi vi è appunto tutta una serie di menzioni delle diverse misure, delle diverse iniziative che la Banca Centrale sta prendendo nell'ambito del G20, tra cui il Sustainable Finance Working Group. La prima riunione c'è stata nel marzo 2021, presieduta da Cina e Stati Uniti, che assieme prendono più del 40% delle emissioni di gas serra, e questo working group cerca di delineare un pochino quelli che sono gli obiettivi, in principio una sorta di piano pluriennale per la finanza sostenibile che vada appunto, come dire, in prospettiva del prossimo G20, ma anche oltre. Tutto questo quadro, appunto, per arrivare poi alla conclusione che era stata accennata dall'inizio, cioè appunto di delineare quali possono essere le posizioni di influenza delle banche centrali nell'anno in cui stiamo vivendo e considerando appunto l'emergenza climatica in corso. Come detto, la Banca d'Italia in questo caso già sta facendo tanto, la Banca d'Italia comunque presenta già un'elevata attenzione nei confronti del cambiamento climatico, ma come la Banca Centrale Europea, anche in questo caso possono esserci dei piccoli step che potrebbero essere presi. E per quanto riguarda l'approccio precauzionale, potrebbe esserci appunto nell'ambito del portafoglio di investimenti, il disinvestimento dai combustibili fossili. È qualcosa che può essere fatto? Sì. È qualcosa che è già stato fatto? Sì. La Banca di Francia recentemente è stata la prima banca centrale nazionale a fissare un phase out dal carbone entro il 2024 e una graduale eliminazione da altri combustibili fossili, petrolio e gas. Ci sono anche in questo caso, diciamo, tutta una serie di cavilli, di lacune a cui uno potrebbe attaccarsi nel appunto andare a studiare per bene questa politica, ma avere una banca centrale nazionale che dice che pubblicamente espone la propria posizione rispetto ai combustibili fossili, con una forte stigmatizzazione nei confronti del carbone che ormai è anche ormai accettata a livello politico, quello è un primo passo fondamentale, urgente, necessario, che anche la Banca d'Italia potrebbe fare, considerando che un piccolo passo l'ha già fatto attraverso l'integrazione dei criteri ESG. Altro, vedremo che cosa sarà appunto, come sarà la carta per gli investimenti sostenibili. L'auspicio anche è che in questa carta degli investimenti sostenibili al momento non siano incluse anche determinate quelle che noi chiamiamo false soluzioni, che possono essere appunto relative al gas, all'idrogeno, comunque diciamo determinati false soluzioni alla transizione, appunto che vengono poi riconosciute come sostenibili quando in realtà non lo sono. E il terzo appunto è quello relativo al ruolo di, come dicevo prima, di stigmatizzazione. Cioè è necessario, giusto per esempio, cioè noi abbiamo scoperto che la Banca d'Italia aveva pubblicato la policy nel 2019 andando a studiare appunto diversi documenti. Ci servirebbe in questo momento storico e per avere un ruolo di leadership, un impegno pubblicizzato, fatemi passare il termine quasi profetico, per dire ok, una cosa che può essere fatta, facciamola, mettiamo fine ai combustibili fossili e proponiamoci nell'anno della COP26 e nell'anno del G20 in un ruolo di guida di decarbonizzazione della politica monetaria italiana ed europea. E concludo qui, vi ringrazio molto per
per l'interesse, qui ho lasciato appunto anche la mia mail, magari la possiamo dare anche dopo per eventuali ulteriori domande e approfondimenti. Grazie mille. Certamente la possiamo ripetere. Grazie mille Daniela. Io prima di dare la parola a Alessandro, credo che possa essere utile dare a chi ci sta ascoltando un paio di dati brevissimi, telegrafici, che possano far capire perché è così importante il mondo della finanza, che siano banche centrali, che siano banche private, che siano fondi di investimento, eccetera. Giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. Tutti sappiamo che cos'è il prodotto interno lordo, no? Il prodotto interno lordo è il valore della somma di tutto ciò che viene prodotto nel mondo in un anno, beni e servizi. Automobili, servizi appunto che vengono fatti o tavoli, sedie, qualunque cosa che venga prodotta ha un volume in termini monetari che si aggira attorno, poi sono calcoli che possono essere diversi, ma insomma attorno agli 80 mila miliardi di dollari all'anno. Il solo controvalore, questo è un dato di qualche anno fa, ma sarà variato di poco, il solo controvalore dei prodotti finanziari derivati, che sono una parte dei prodotti finanziari che vengono utilizzati nel mondo della finanza, una parte dei soldi che girano la finanza, è di 700 mila miliardi di dollari. Quindi il rapporto è 1 a 9. Tanto per capire qual è la quantità di denaro che gira nel mondo della finanza. E altra cosa che si può dire, che credo che sia utile, ha sempre per avere un raffronto, noi conosciamo tutti quanti l'import-export, no? L'import-export è la vendita e l'acquisto di beni e servizi da un paese all'altro. Ora, è del tutto evidente che io, nel momento in cui vado a comprare, sono un concessionario, un grossista, vado a comprare, per esempio, delle automobili in Giappone, le pago in yen, poi ci sta un cambiamento, no? Il cambio tra lo yen e l'euro, perché io poi quando le vendo qui in Italia, in Europa, le vendo in euro. Quindi noi ci potremmo aspettare che il mercato valutario segua più o meno il mercato dell'import-export. Quindi se il mercato dell'import-export vale 20 mila miliardi circa di dollari all'anno, che è più o meno il valore, ci dovremmo aspettare che lo scambio di monete, di valute nel mercato valutario valga più o meno 20 mila miliardi. Invece vale tra i 4 e i 5 mila miliardi, ma al giorno, non all'anno. Al giorno, il che vuol dire che per 4-5 giorni all'anno il sistema di scambio di valute, il mercato valutario, la compravendita delle monete, compro dollari, vendo yen, compro rubli, vendo yuan, segue quello che è l'economia reale, quindi l'effettivo scambio di beni e servizi, quindi l'import-export. Mentre invece per tutto il resto è molto di più, soltanto per 4-5 giorni lo segue, per tutto il resto dell'anno è semplicemente speculazione, cioè persone che fanno questo lavoro di compravendita soltanto, solo ed esclusivamente al fine di speculare. Se noi riuscissimo anche soltanto una piccola parte di questo denaro, e una proposta che era stata fatta era la famosa tassa sulle transazioni finanziarie, cioè una piccolissima trattenuta su tutte queste transazioni che vengono effettuate, che può essere dello 0,05, 0,1, 0,01%, si può discutere di quanto sia, potrebbe garantire una valanga di denaro che serve, che potrebbe essere utilizzato per fare transizione, per fare adattamento nei paesi in via di sviluppo, in particolare i più vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici. Ecco. L'importanza è tale in gioco, abbiamo talmente tanto in gioco che vale davvero la pena concentrare l'attenzione sulla finanza. In questo adesso lascio giustamente la parola ad Alessandro, che è Forum per la Finanza Sostenibile. Chi meglio di lui può spiegarci meglio quello che stavo accennando? Ci proviamo almeno, è una bella responsabilità. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Innanzitutto, grazie mille a Positive Money per l'invito, insomma, per l'opportunità anche di provare a raccontare appunto un po' come si sta muovendo il mondo anche della finanza in relazione poi a quello che è il ruolo poi anche dell'attore pubblico. Poi mi riaggancerò tra l'altro proprio a quello che stava dicendo Andrea in relazione appunto al rapporto anche tra finanza e economia reale, che poi è quello che chiama in gioco anche la banca centrale come tutti i decisori.
europei e dei diversi stati membri. Molto brevemente vi racconto chi siamo, penso possa essere anche utile. Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'associazione no profit che fa quest'anno 20 anni, quindi diciamo parliamo di questi temi come il gruppo Banca Etica d'altronde ormai da parecchio tempo, da prima che fosse mainstream, nonostante tutto come probabilmente è adesso. È un'associazione no profit multi-stakeholder, la cui base associativa è composta appunto da tutto il mondo dei soggetti interessati al mondo della finanza sostenibile, dai grandi operatori finanziari al mondo del terzo settore, le fondazioni bancarie e non bancarie, un po' di tutto, proprio per andare a raccogliere quello che è il sentiment, scusatemi l'inglesismo, non amo parlare troppo in inglese, del mondo dei practitioner, non volevo di nuovo usare una parola inglese, scusate, giuro che smetto. La nostra mission è quella di promuovere gli investimenti sostenibili e responsabili, l'integrazione dei cosiddetti criteri ESG, li avete sicuramente già sentiti citare, all'interno dei mercati e nei processi di investimento e nei prodotti di investimento. Lo facciamo appunto in collaborazione con il mondo della finanza e non solo, proprio perché è necessario che ci sia un coinvolgimento di tutti quelli che sono gli attori interessati al tema e non solo direttamente di chi lavora effettivamente con la finanza. Vi dicevo appunto, volevo ricollegarmi a quello che diceva Andrea sul rapporto tra economia reale e finanza, proprio perché è un po' il punto focale di cosa significa finanza sostenibile probabilmente e di come può andare effettivamente a cambiare il paradigma all'interno del quale ci stiamo muovendo. Uno degli aspetti più importanti è proprio quello dell'approccio di breve termine. La finanza speculativa, quella diciamo la finanza cattiva, tra virgolette, come la conosciamo, come si legge sui giornali, è un po' appunto quello di chi cerca il guadagno subito e unicamente il guadagno economico-finanziario. Finanza sostenibile ti dice non esiste solamente il guadagno finanziario, non esiste solamente il breve termine, proviamo a guardare nel medio-lungo periodo, proviamo a ragionare non soltanto in termini di ritorno economico-finanziario, ma anche di ritorno sociale, di ritorno ambientale, utilizzando appunto i criteri ESG. Un aspetto che noi sottolineiamo sempre, ed è qui ancora anche lui caratterizzante di cosa vuol dire investimento sostenibile e responsabile, è che la sostenibilità è come uno sgabello a tre gambe che si basa appunto sulla I di ambiente, environmental, la S di social e la G di governance. Questi tre aspetti vanno sempre portati avanti insieme. Non basta essere sostenibile dal punto di vista ambientale o dal punto di vista sociale se non si tiene conto anche degli altri fattori. Sgabello a tre gambe perché se ne manca uno lo sgabello cade. Concentrarsi solamente su uno di questi aspetti difficilmente può portare effettivamente a un cambio di rotta e si rischia chiaramente anche qui il greenwashing o il sustainability washing, se vogliamo guardarlo in modo un po' più ampio. Terzo aspetto fondamentale secondo me della finanza sostenibile è quello di puntare a creare valore non soltanto per l'investitore, quindi non solo appunto il ritorno economico finanziario, ma creare valore per la società nel suo complesso, quindi cambiare completamente approccio lungo termine, sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance e creazione di valore per tutti. Un approccio di questo tipo sposta l'occhio da quello che è il guadagno di breve termine, appunto, quello della finanza strettamente speculativa, e lo sposta verso un orizzonte più di ampio respiro e verso un modello di sviluppo che sia nuovo, che sia diverso, che sia un modello di sviluppo sostenibile. Probabilmente la soluzione più radicale, cioè il cambio di approccio, è quello che poi può effettivamente, è un po' come si dice, bisogna lavorare sull'educazione e sulla formazione, cioè partendo dal basso, dal cambiare la mentalità anche dell'investitore, tramite poi mille modi, incentivi, interventi più o meno coercitivi, chiaramente poi gli approcci sono molteplici, cambiando l'approccio e cambiando la mentalità si può effettivamente arrivare a risolvere tante le problematiche che stiamo affrontando. Spostandomi un po' sul, prima di spostarmi poi sulla parte appunto più legata alla banca centrale, che poi è il tema di oggi, penso sia interessante guardare appunto anche l'altra parte della medaglia, quindi poi un po' il mondo privato, che in fondo della finanza, diciamo, degli investitori privati, retail, quindi piccoli investitori al dettaglio, noi,
sostanzialmente persone normali, e gli investitori istituzionali, quindi le grandi società finanziarie, le società di gestione risparmio, le assicurazioni, i fondi pensione e così via, e come questi si stanno approcciando alla finanza sostenibile, perché poi in realtà il vero motore del cambiamento è effettivamente il fatto che il mercato si sposti e cambi direzione, quello che dicevo all'inizio sul cambio di mentalità. Quello che abbiamo visto è che di fatto, di concerto poi con gli interventi dell'operatore pubblico, soprattutto a livello europeo, dal 2015 in poi, quindi dall'accordo di Parigi sul clima, dal 2018 con il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile della Commissione europea e poi tutti i più recenti aggiornamenti, qui ma li conoscerete meglio di me, non vado a entrare in dettaglio, si è cambiato approccio, la politica ha cambiato approccio e il mercato non è stato da meno, sia per quanto riguarda il mondo degli investitori istituzionali, appunto, quindi i grandi operatori finanziari, semplificando molto, sia per quanto riguarda gli operatori retail. L'aspetto interessante secondo me sta proprio qui. La grande massa critica di fatto siamo noi, nonostante tutto, siamo i piccoli investitori, siamo quelli che effettivamente spingono poi il mondo a cambiare. Poi un po' approccio da sognatori, probabilmente, però di fatto il famoso 99% siamo noi. Mentre prima la finanza sostenibile, il ragionamento sull'integrazione dei criteri ESG, sull'approccio di lungo termine e quant'altro, era appannaggio effettivamente di neanche troppo pochi, ma diciamo soprattutto degli investitori istituzionali, quello che si è visto dal 2000, almeno dal 2015 in poi, è una crescita esponenziale del coinvolgimento dei... esponenziale è un termine che tecnicamente cerco di usare il meno possibile, una crescita molto forte, estremamente accelerata, della quota di investitori retail, quindi dei piccoli investitori per quanto riguarda la finanza sostenibile. Proprio a dimostrare che c'è un interesse crescente verso queste tematiche, c'è voglia di investire in modo consapevole, responsabile e sostenibile i propri soldi. C'è voglia di avere un impatto positivo dal punto di vista ambientale e sociale e quindi c'è voglia di chiedere al decisore politico e a cascata poi appunto a tutti quelli che sono i soggetti politici o tecnici come può essere una banca centrale di impegnarsi da quel punto di vista. Qual è il freno a questa cosa? Sicuramente le pressioni di mercato in alcuni casi, sicuramente il fatto che ad oggi, e secondo me poi la grande sfida, e mi riaggancio quindi finalmente al tema delle banche centrali nello specifico, poi appunto Daniela prima di me ha credo fatto quadrare molto bene i conti su quelle che sono le possibilità di intervento, quindi non voglio neanche ripetermi troppo su quello. Il tema grosso, il grande ostacolo allo sviluppo della finanza sostenibile, al cambio di rotta e anche probabilmente all'interventismo, alla crescita dell'interventismo delle banche centrali è molto spesso una mancanza di dati. Purtroppo oggi appunto la professoressa non è con noi perché probabilmente lei era la persona più adatta a raccontarci un po' cosa stava succedendo, visto che è anche una precursrice, non so come declinarlo al femminile, sul tema dei dati. Una mancanza di dati affidabili, di dati robusti, di dati di qualità, che sono effettivamente quelli su cui poi le decisioni vengono fatte. Uno degli sforzi maggiori che può fare la banca centrale sicuramente è anche questo, cioè cominciare a ragionare sia sul divulgare quello che lei sta facendo, come si stanno muovendo i suoi investimenti, che impatto ambientale e speriamo a un certo punto sociale hanno gli investimenti di portafoglio della banca centrale, e spingere, visto che appunto si diceva un forte ruolo di guida anche nell'orientare i mercati e poi tutto il sistema bancario dell'intermediazione finanziaria, e spingere perché anche gli altri operatori finanziari facciano altrettanto. Integrare, innervare le proprie pratiche finanziarie e di investimento con i criteri ESG, spingere sulla trasparenza e questa è una parola, purtroppo non è una traduzione specifica, che è l'accountability, cioè il prendersi le proprie responsabilità rispetto a quello che si fa in termini ambientali e sociali, può essere probabilmente la svolta più grande. Le cose stanno cambiando, questo è certo. Daniela citava appunto la banca di Francia, che ha stretto ulteriormente le proprie politiche di esclusione, è una cosa che probabilmente fino a 10 anni fa penso sarebbe stata totalmente impensabile. La Banca d'Italia e Visco sono 6-7 anni, credo che dai primi discorsi, che comunque
fa riferimento a un interventismo, una crescente, un crescente attivismo della Banca d'Italia sui temi della sostenibilità. 3-4 giorni fa anche la Bundesbank ha cambiato rotta, ha messo, cioè rispetto alle prime resistenze, ha cominciato anch'essa a ragionare sull'idea di integrare i criteri di sostenibilità negli acquisti di bond, di collaterali, insomma, da parte della BCE. È un percorso che sicuramente è lungo. Che è partito relativamente di recente su queste dimensioni, ma che sta cambiando. Purtroppo io credo serva anche un po' di pazienza per fare le cose bene, no? E poi mi taccio anche perché credo poi di sta sforando a breve. Serve pazienza nel senso che, ecco, io sono nonostante tutto molto fiducioso e ottimista. I problemi ci sono, appunto il greenwashing l'abbiamo citato, sicuramente su certi settori è ancora molto difficoltoso, si va a rilento. Però io, insomma, anche dal nostro osservatore un po' privilegiato su questi temi, vedo che, come dire, la buona volontà c'è. Purtroppo su queste tematiche serve sempre un compromesso tecnico e politico, nonostante tutto, al di là poi dell'interesse dell'attivismo anche in termini di sostenibilità, che poi possiamo avere tutti noi anche come singoli cittadini. La buona volontà c'è, le cose io penso stiano cambiando passo dopo passo, appunto lentamente. Ci sono stati tanti rimandi, pensiamo alla tassonomia, pensiamo a tutta una serie di interventi normativi e regolamentari della Commissione Europea, poi dell'Unione Europea, che purtroppo ci hanno fatto attendere, però ecco, la percezione è che si stia andando nella direzione giusta. Non abbiamo tanto tempo, siamo tutti d'accordo. Però ecco, anche se non è una ventata di ottimismo, ci può far bene da questo punto di vista. Mi taccio per il momento, poi magari riprendiamo altri punti dopo. Grazie mille Alessandro. Sì, c'è un evidente cambiamento anche rispetto, io ho seguito tutte le COP, sono state citate dal 2015 in poi, e c'è stato un cambiamento palpabile anche da Parigi, poi a Marrakesh, a Bonn, a Katowice un po' meno, e a Madrid ancora un po' meno, ma comunque vogliamo mantenerci ottimisti. C'è da dire, abbiamo toccato il tema di che cosa possono fare concretamente le banche centrali. Le banche centrali possono fare concretamente tanto, primo per la mole di denaro che hanno la capacità di mettere in campo, secondo perché nel momento in cui, ad esempio, facciamo un esempio, le banche centrali hanno introdotto denaro nella liquidità e hanno liquidità nel sistema e hanno contribuito fortemente, ci ricordiamo la Federal Reserve negli Stati Uniti, a salvare ad esempio le banche private, le banche commerciali e le banche d'affari, dopo il crollo di Lehman Brothers, eccetera, se avessero soltanto detto io i soldi ve li do per salvarvi, ma a condizione che voi mi presentiate un piano anche di decarbonizzazione, eccetera. Ora, i tempi probabilmente non erano maturi perché parliamo del 2008. Oggi probabilmente se si riproducesse un caso simile si potrebbe immaginare una cosa del genere. Perché? Perché il focus che è stato toccato da entrambi i nostri panelist, e cioè il fatto che dobbiamo andare verso un sistema che metta insieme l'ambiente, la società e la governance, è fondamentale. Esempio banale sono le grandi dighe. Le grandi dighe sono idroelettrico, è rinnovabile. Chi può dire che non è sostenibile da un punto di vista ambientale? Però poi i grandissimi progetti di quelle dimensioni molto spesso sono dei progetti che per essere costruiti e eventualmente un domani smantellati comportano emissioni di gas a effetto serra gigantesche, ma magari soprattutto vanno a inondare per creare poi il bacino che alimenta la diga e quindi le turbine e quindi la produzione di energia elettrica, delle aree che magari sono delle aree che hanno delle specificità gigantesche, importantissime dal punto di vista naturalistico o dal punto di vista culturale. Magari ci sono luoghi che sono luoghi sacri per alcune popolazioni, eccetera. Quindi è sostenibile quello? Io distruggo una cultura intera in nome della necessità. Per carità, siamo tutti d'accordo, è importantissima di fare un impianto idroelettrico per sfruttare il più possibile energie rinnovabili. Ecco, un dato, uno solo, la Banca Centrale Europea, in particolare, alla fine, è un dato del mese di marzo del 2020, quindi insomma è un po' datato, ma
è per dare un ordine di grandezza, anche attraverso quantitative easing, tutte le politiche che sono state fatte di uscita dalla crisi e di sostegno all'economia, possedeva 2.782 miliardi di euro di asset. Asset quindi vuol dire che concreti, insomma, che sono partecipazioni, ad esempio, eccetera. Ora, prevedeva di acquistarne anche altri centinaia di miliardi. Allora, è chiaro che chi compra e investe in determinati settori inevitabilmente si espone anche a un rischio. Ed è questa la domanda che vorrei porre, ditemi se preferite Daniela o Alessandro, magari rispondere tutti e due. Quali sono i rischi che corrono? Perché noi lo sappiamo perfettamente qual è il rischio che corriamo. Se si continua a investire nelle fonti fossili, se si continua a investire nel carbone, nel petrolio, nel gas, eccetera, noi sappiamo che non centriamo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e ci sono tutti i rapporti dell'IPCC e di altri organismi internazionali che ci hanno spiegato che oltre i 2 gradi centigradi, già i 2 gradi centigradi andiamo incontro a una crisi climatica, oltre i 2 gradi centigradi di aumento della temperatura media globale sulla superficie delle terre emerse degli oceani alla fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali, arriviamo a una situazione che non sarà più di crisi, ma sarà di catastrofe climatica. Quello è il nostro rischio. Il rischio però al quale si espongono anche i soggetti che investono sono dei rischi concreti, perché se io investo in un'azienda oggi che fa carbone, probabilmente sto buttando i miei soldi dalla finestra. È sbagliato dirlo? È troppo? Chi dei due preferisce rispondermi prima? Daniela? Magari sì, andiamo Trump, poi ci compensiamo a vicenda. Quali sono i rischi di questa esposizione? Tocchi un argomento molto molto interessante che appunto va a collegare, diciamo, le due crisi. Possiamo parlare appunto della crisi che sono poi, appunto, sappiamo che la crisi climatica va presa in maniera omnicomprensiva, tiene insieme ad una serie di crisi, ma in modo specifico la domanda che facevi è: correlazione tra una crisi climatica, oppure il non aver fronteggiato in maniera idonea i rischi climatici, e una crisi finanziaria? Su questo faccio un piccolo spoiler. Uscirà brevemente, uscirà giovedì, un rapporto appunto che come Recommon anche abbiamo, che sosteniamo, che mette in luce proprio quella che è la fortissima esposizione delle banche di sistema europee, quindi parliamo banche di sistema fondamentali per l'intero sistema economico, che hanno un'esposizione altissima nei confronti dei combustibili fossili. Si utilizza appunto il termine anche assuefazione, dipendenza, cioè si arriva ad un totale di capitale, mi sembra appunto, se non erro, 432 euro di miliardi investiti in combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, una percentuale che supera anche quello che è il patrimonio netto, in questo caso delle banche commerciali, cioè il patrimonio che le banche potrebbero avere a disposizione per sopravvivere qualora vi fosse una svalutazione di questi asset fossili. E qui c'è tutto, appunto, si parla di, senza andare troppo nel dettaglio, ma c'è anche tutta la questione che poi sta dietro anche, come dire, il movimento che si è creato nell'ambito del disinvestimento dei combustibili fossili, degli stranded asset. Cioè, appunto, si tratta di asset, si tratta di attività, si tratta di settori in cui si continua ad investire, ma poi, appunto, stando in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, saranno degli asset, appunto, che saranno svalutati, e c'è il rischio, appunto, si continua a parlare di titoli tossici, c'è il rischio, appunto, di ritornare a quella che è la crisi dei subprime, della situazione, scusate, come si era verificata nel 2007, di una crisi finanziaria internazionale per quella dei subprime. Quello che mi sento di dire è che, in quanto organizzazione della società civile attiva su questo tema, è che Recommon, ma assieme a molti altri, continuiamo ogni giorno a reclamare l'urgenza di dire: è necessario uscire dai combustibili fossili, è necessario farlo ora, prima di giungere alla catastrofe. Quindi, più di fare questo, come dire, a un certo punto non possiamo più andare oltre, perché molte volte ci si trova anche di fronte a determinati soggetti finanziari che purtroppo non riconoscono nemmeno determinate organizzazioni della società civile come veri e propri interlocutori, sembrano appunto quasi dei sognatori, dei catastrofisti, eccetera. Quindi credo che il nostro ruolo in questo momento è
mostrare questo tipo di prospettiva a determinate istituzioni finanziarie che secondo me sono anche se stesse consapevoli del rischio che hanno di fronte, ma si trovano appunto in quella sorta di circolo virtuoso, in quella sorta di dipendenza per cui il sistema sarà sempre lo stesso, per cui continuano a investire continuamente in combustibili fossili ignorando il problema e si rischia appunto di arrivare a come è stata la crisi subprime, cioè arrivare alla fine, rendersi conto della catastrofe e poi cercare i ripari all'ultimo minuto, mentre magari era da prima che diversi attori in realtà avevano, diciamo, come dire, messo fuori determinati campanelli d'allarme. E la stessa Banca Centrale Europea, appunto, in nome della non volontà, diciamo, di distorcere il mercato, no? Mantenere la fotografia, diciamo, dell'attuale sistema, però l'attuale sistema prevede un peso importantissimo dei combustibili fossili, di altre attività che non sono compatibili con i cambiamenti, con la lotta ai cambiamenti climatici, e quindi che cos'è? Miopia, accanimento, entrambe le cose, Alessandro. No, probabilmente è un approccio ancora un po' vecchio stile, ecco. Tra l'altro il rischio poi di continuare a tenere così forte in portafogli azioni di azienda, azioni titoli, perdonatevi, di aziende che sono particolarmente impattanti dal punto di vista dell'intensità di carbonio, e che si accelera questa trasformazione di fatto in stranded asset, come diceva Daniela, quindi poi rischia di essere doppiamente controproducente. E un po' per rispondere alla tua domanda, mi ero segnato appunto due appunti, cioè su quali sono effettivamente tre punti in realtà su quali sono effettivamente i rischi. Parto dal primo, perché è un tema che tra l'altro a me è molto, molto caro, parzialmente avevo citato anche prima, cioè il tema della transizione giusta. Andare a intervenire, disinvestire, disincentivare, spostarci giustamente, perché non esiste alternativa, verso modelli alternativi anche in termini di emissioni di inquinamento, avrà un costo sociale non indifferente. Basti pensare al fatto che appunto se l'obiettivo è chiudere le centrali a carbone, chi ci lavora a un certo punto dovrà trovare un modo di campare, ecco. Serve, e la politica lo sta facendo in questo momento, lo faranno in qualche modo, credo, spero, anche le banche centrali con il loro supporto. Lo stesso Visco poi aveva citato appunto 3-4 giorni fa proprio l'importanza di tenere forte la barra dritta sul tema della transizione giusta, e quindi le ricadute sociali della lotta al cambiamento climatico. La politica lo sta facendo, basti pensare appunto che nel Next Generation EU, quindi poi nel grande mega pacchetto che è stato messo in atto per rilanciare la nuova strategia di crescita tramite anche il Green Deal dell'Unione Europea, si dice che l'obiettivo è non lasciare nessuno indietro, no one left behind, proprio in questa fase di transizione. È un aspetto che secondo me è interessante, perché anche lì ci spinge a tenere conto di tutti i rischi, poi non solamente di quelli strettamente ambientali, ma anche le ricadute delle persone, come dire, come noi, che sono poi di fatto i rischi della transizione, i rischi di transizione, che si vanno ad aggiungere a quelli che sono i rischi fisici. Quindi appunto, non solo investire in una centrale a carbone non ha solo un rischio fisico, nel senso che a un certo punto potenzialmente quella industria non servirà più, manca appunto un rischio legato al fatto che a un certo punto il cambiamento climatico sfascerà tutto, compresa l'industria, ma anche il fatto che c'è un rischio di transizione legato al fatto che non ci servirà più, ed è la cosa importante da tenere a mente. Anche qui il cambio di approccio, quindi non più un approccio che guarda i dati del passato per leggere il futuro, che è quello che di fatto si è fatto e si fa molto spesso ancora adesso, cioè noi abbiamo modelli predittivi che sono comunque neanche troppo predittivi e tutti basati sui dati del passato. Ci serve un approccio che sia effettivamente rivolto al futuro e capace di avere una visione prospettica su quali sono i mille potenziali scenari che abbiamo davanti. Un approccio di tipo stress test, quindi provare a vedere, a mettere appunto sotto stress, sotto tutte le varie opzioni che avremo davanti in termini di aumento delle temperature, migrazioni, cioè tutte quelle che sono le potenziali ricadute del cambiamento climatico, ed è effettivamente l'unico approccio, secondo me, forte che abbiamo per poterlo affrontare al meglio, per sapere quali sono veramente questi rischi, quindi cercare di ampliare il più possibile la scelta.
una cosa che sta facendo da questo punto di vista e riguarda appunto anche le banche centrali, sicuramente nella rendicontazione un po' di quelli che sono i propri impatti, quello che citavo prima, e ragionare sulla doppia materialità. Una cosa che appunto non, magari l'avete già trattata, insomma è uno dei temi caldi probabilmente degli ultimi anni, quindi ragionare non soltanto su quelle che sono gli effetti della crisi climatica sulla finanza in questo caso, ma ovviamente degli effetti della finanza sulla crisi climatica, quindi questo rapporto biunivoco che non va in una sola direzione, cioè essere consapevoli anche del proprio ruolo e delle proprie responsabilità in quello che si fa dal punto di vista degli operatori finanziari. L'approccio probabilmente più innovativo, più interessante, e qui torniamo sul tema tra l'altro del disinvestimento che citava Daniela sui combustibili fossili, noi dal nostro osservatorio vediamo per esempio che non sempre forse la soluzione più efficace, cioè c'è sicuramente la necessità anche lì di fare pressione, e sicuramente le esclusioni e il disinvestimento sono, come dire, la cosa più impattante per certi versi. Tanti studi però dall'altra parte dimostrano, e lo si vede anche da come si è evoluta questa strategia, che un approccio invece di dialogo, di engagement con le aziende, non sempre ma in alcuni casi, può essere il modo migliore per creare una transizione appunto graduale ma efficace allo stesso tempo. Tanti investitori ti dicono, c'è tra l'altro uno studio di Zingales, sicuramente, che era stato pubblicato credo un paio di mesi fa proprio su questo, quindi divest contro engagement, che diceva l'engagement deve essere, cioè il disinvestimento deve essere proprio l'ultima ratio, perché se io a un certo punto, grande investitore, ho un pacchetto azionario in un'azienda molto inquinante e gli dico o cambi o ti lascio e me ne vado, quell'azienda continua per la sua strada molto spesso. Al contrario, col mio peso, in termini anche di voto all'interno dell'assemblea, posso effettivamente spingerla verso un cambio di rotta, verso una nuova sostenibilità. Certo, non sempre è una soluzione praticabile, però può essere quello che effettivamente va a cambiare il sistema dall'interno, nonostante tutto. E dicevo, ce lo dimostra la crescita che questa strategia ha avuto negli ultimi anni, soprattutto nella fase di crisi legata al Covid, proprio perché lì gli investitori hanno cominciato a chiedere alle aziende nelle quali erano investiti di cominciare a rendere conto di quello che stavano facendo, anche dal punto di vista sociale, non soltanto ambientale. Chiudo. Esattamente, e è quello che fanno un po' gli azionisti critici, che comprano piccoli pacchetti di azioni e si presentano in assemblea cercando di far passare delle risoluzioni. Perché lo dico? Perché è legatissimo a questo da più punti di vista, non soltanto il fatto appunto di fare questo lavoro di engagement, ma anche il fatto di far passare all'interno delle di queste strutture i concetti che devono essere assorbiti anche dagli azionisti, perché una delle ragioni principali per le quali cambiamento poi non c'è è che dobbiamo fare felici gli azionisti, come se gli azionisti fossero tutti degli stupidi che non capiscono, anche loro hanno dei figli, anche loro hanno un futuro che devono garantire, anche loro hanno un pianeta sul quale vivono. Per cercare di comprendere, appunto, l'aveva toccato Daniela prima, quali sono effettivamente le attività che possiamo considerare sostenibili e che quindi sulle quali si può decidere di investire, si è deciso a un certo punto di creare quella che viene chiamata una tassonomia, questa brutta parola che non è nient'altro che una classificazione delle attività economiche effettivamente che sono sostenibili. Però questo ha avuto un po' una vita travagliata, diciamo, e ancora si sta discutendo, ad esempio, se infilarci dentro una serie di cose che vengono considerate non da tutti sostenibili. C'è chi considera il gas come un'energia di transizione e chi dice no, guardate che se continuiamo a bruciare gas e smettiamo di bruciare soltanto petrolio e carbone non centreremo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e c'è chi dice che il nucleare deve essere invece, ad esempio, considerato perché effettivamente emette molto poco dal punto di vista delle emissioni pure di gas ad effetto serra, ma comporta tutta un'altra serie di problemi, scorie nucleari, smantellamento delle centrali, rischi, e l'abbiamo visto anche con Fukushima, con Chernobyl, non solo. Questa tassonomia a che punto è, Daniela? Cioè, abbiamo capito in Europa su che cosa siamo riusciti a fare una classificazione di questo sì e questo no, oppure diventa troppo complicato perché le lobby fanno troppa pressione e quindi si fa troppa fatica? Direi che, diciamo, è più legata un po' alla tua ultima considerazione. Vorrei partire, diciamo, da una profilazione positiva, nel senso che
comunque bisogna apprezzare quello che è lo sforzo che è stato fatto in Unione Europea di dire ok, creiamo almeno una sorta di come dire, carta comune per quanto riguarda gli investimenti sostenibili. A noi sembra comunque una cosa banale, ma diciamo ci sono altri tipi di organi politici in altri contesti internazionali in cui questo tipo di sforzo non viene proprio preso in considerazione. Per quanto riguarda la tassonomia, appunto, il percorso, come dire, è pseudo definito, nel senso che, come dicevi Andrea, diciamo, il percorso della tassonomia prevede, diciamo, quelli che sono sei tipi di obiettivi, sei tipi appunto di criteri che devono essere rispettati, se non erro. Per adesso appunto sono stati definiti quei tipi di investimenti che riguardano esclusivamente quelli che sono i primi due criteri, mentre appunto i successivi quattro appunto ancora non sono stati coperti. E qui possono essere fatte tutta una serie di considerazioni, appunto c'è stata, può essere appunto questioni logistiche, questioni tecniche, magari appunto ci sono delle considerazioni che, delle negoziazioni che richiedono più tempo per definire cosa è sostenibile e cosa no, appunto noi ne parliamo ormai da tempo, quindi immagino appunto cosa deve essere poi a scrivere sulla carta, cosa può essere definito sostenibile. Sicuramente va presa in considerazione il contesto geopolitico e i diversi pesi e i diversi poteri che ci sono in Europa, come dicevi. Ci sono delle economie in Europa, soprattutto le economie nell'Europa centro orientale, che comunque continuano a essere ancora basate, sono totalmente dipendenti dal carbone, e appunto le grandi industrie che continuano a ricevere ingenti sussidi e ingenti investimenti da banche commerciali. Per queste economie e pensiamo per come dire i leader politici anche di questi paesi, è importante anche portare sul tavolo dei negoziati in termini di Unione Europea quella che è la narrativa tra la narrazione, scusami, del contrasto tra transizione energetica e lavoro, cioè quindi appunto pensare in che modo poi appunto accelerare questa transizione in modo che non si perdano posti di lavoro, si costruisce questa narrazione senza poi, diciamo, portare sul tavolo tutte quelle che sono altri discorsi, cioè quanto ancora un'economia basata sui combustibili e sul carbone in realtà sia un ostacolo al lavoro, sia abbia tutta una serie di implicazioni anche per quanto riguarda la salute dei territori, la dipendenza la salute delle persone, l'autodeterminazione dei territori, eccetera. Comunque, diciamo, possiamo dire che almeno ci sembra che il punto principale sia quello che riguarda il gas. Sappiamo che la narrazione è quella di avere il gas che possa essere appunto un combustibile di transizione. Su questo ci tengo a sottolineare anche che non si tratta di una questione soltanto di Europa centrale, basta guardare comunque determinati tipi di bilanci, di dichiarazioni, di policy di importanti istituzioni finanziarie europee ed italiane, e tante di queste istituzioni riconoscono il gas come combustibile di transizione, quindi non si tratta, come dire, di una sorta di invenzione su cui si stanno basando alcuni paesi, ma questa narrazione è anche basata sul fatto che ci sono una serie di fondi che verranno messi a disposizione del gas, quindi questi paesi vanno lì sul tavolo del negoziato a dire che appunto il gas debba essere un combustibile di transizione, anche perché c'è un'economia e una finanza dietro questo combustibile. Il nostro auspicio, naturalmente, come Recommon, è che il gas venga escluso dalla tassonomia, così come non vengano, diciamo, portate sul tavolo alcune false soluzioni come l'idrogeno blu, che diciamo in qualche modo vengono ripescate su diversi fronti, ma appunto auspichiamo, non so se almeno nella seconda metà dell'anno si raggiungerà una decisione per quanto riguarda la tassonomia, però mi preme sollecitare, ho trovato molto importante che nella relazione della Banca d'Italia la Banca d'Italia riconosca proprio l'urgente necessità di avere una tassonomia condivisa e riconosciuta, e in questo mi permetto anche di evidenziare quanto sia poi necessario anche avere delle regole ben definite di rendicontazione, di applicazione e di anche obbligatorietà, diciamo, se vogliamo utilizzare il termine, nell'utilizzo di questa tassonomia.
Quindi ancora di più siamo nelle mani delle istituzioni europee, compresa la Banca Centrale Europea. Ti giro una domanda che poi vedremo se avremo ancora tempo per farne altre, perché ci siamo poi alla fine un po' dilungati, l'argomento è estremamente vasto evidentemente. Ad Alessandro, la Banca Centrale Europea a che punto è, diciamo, rispetto alle altre banche centrali? Ci sono banche centrali che si sono mosse effettivamente molto meglio della Banca Centrale Europea? Possiamo essere soddisfatti del lavoro che è stato fatto fino adesso? Allora, secondo me sì, ma perché io sono un inguaribile ottimista. E secondo me possiamo dirci soddisfatti, nel senso che sicuramente la Banca Centrale Europea, le banche centrali in generale, sono comunque realtà tendenzialmente un po' più monolitiche rispetto a tanti altri, e si muovono più lentamente, e questo è indubbio, hanno una serie di vincoli anche politici, poi soprattutto in Europa, appunto, di equilibrio poi tra quelle che sono le richieste delle diverse componenti delle diverse banche centrali nazionali e poi appunto della politica stessa. Penso che possiamo dirci soddisfatti perché è un cambio di paradigma poi nell'approccio che già Draghi aveva avuto, ma anche la Lagarde successivamente. La strada è battuta, sicuramente appunto servirà ancora un po' di tempo, ma non ci possiamo lamentare. Sicuramente l'approccio è stato potenzialmente più innovativo rispetto ad esempio a quello della Fed o di altre banche centrali a livello globale. Il Giappone credo non si sia mosso male, ricordavo di aver letto un articolo, ma non vorrei dirvi magari imprecisioni, quindi su questo non mi sbilancio troppo. E, tra l'altro, poi per rispondere un po' ne approfitto la domanda che leggevo sulla doppia materialità. Sì, la Banca Centrale ne terrà conto, ma perché ne dovranno tener conto tutti, cioè è inevitabile tenerne conto, nel senso non c'è davvero una posizione, come dire, pro o contro, perché è fattuale che sia necessario tener conto appunto della doppia materialità, poi soprattutto sulla fase di rendicontazione e si ricollega anche a quello che accennava Daniela sulla tassonomia. La nuova direttiva che riguarderà la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle aziende, di cui poi terrà conto anche la Banca Centrale nelle sue scelte, esplicita la necessità di tener conto della doppia materialità. Quindi la direzione segnata è quella. Un aspetto forse un po' tecnico, ma che da rappresentante un po' del mondo finanziario ci tenevo a specificare, che la tassonomia in realtà non nasce, che poi se ne possa fare un uso diverso, questo appunto è probabile succederà, non nasce in realtà per dirci cosa è buono e cosa è cattivo, nonostante tutto, ma nasce come strumento di rendicontazione, cioè per far sì che chi va a investire o chi fa disclosure, quindi chi comunica poi un po' come è messo, possa capire su basi scientifiche come si sta muovendo. Cioè, dal punto di vista dell'investitore, la tassonomia serve a dire il mio portafogli è allineato alla tassonomia del tot per cento, proprio per non fare un po' dei patentini buoni e cattivi, ma questo è un discorso che è stato affrontato anche sulla Brown Taxonomy, cioè anche lì c'è stato un gran bel dibattito dietro, poi noi appunto la semplifichiamo perché stiamo avendo un po' la fine di tutto il percorso, ma è stato tanto complesso. C'è bisogno, il motivo per cui poi si legge anche in questo modo e riguarda tante altre normative e regolamenti che riguardano la trasparenza e la comunicazione di informazioni, c'è bisogno di provare a capire appunto chi è sostenibile e chi no, e questo è un dato di fatto. Secondo me il combinato disposto tra tutto quello che si sta facendo, le pressioni del mercato dal basso, le pressioni della politica dall'alto, ci faranno convergere a un certo punto verso la soluzione probabilmente corretta. Scusate, ho parlato troppo, mi rifermo. Grazie mille Alessandro. Sì, l'ottimismo ci sta sempre bene, soprattutto in questa fase. Io non so se a questo punto gli argomenti ce ne sarebbero veramente tantissimi, perché si presta, insomma, se si parte da una banca centrale si toccano 10.000 altri tipi di sfaccettature dell'argomento, però io credo che siamo quasi al limite del nostro orario. Chiedo lumi alla regia. Tempo per un'altra domanda. C'è tempo per un'altra domanda? Allora, ne abbiamo ricevute alcune e in particolare, ad esempio, si parla in tutti i ragionamenti, diciamo, come si inserisce il discorso del raggiungimento e superamento dei picchi di petrolio, gas, eccetera.
c'è la questione delle terre rare, dei metalli rari, che è legata alle energie rinnovabili, eccetera. Ecco, noi parliamo appunto di finanza e chiediamo alla finanza un cambiamento, e io quello che volevo chiedere è, proprio perché ciascuno di noi è cosciente del fatto che poi ci sono risorse limitate sulla Terra, no? Parliamo di petrolio, gas, eccetera, sono tutte risorse limitate, dal vostro punto di vista, che cosa possono fare concretamente dal punto di vista finanziario le persone se vogliono cambiare in qualche modo le cose? Voi che cosa consigliereste? Che cosa si può fare? Cambiare banca? Che cosa si può fare? Che, qual è il la più facile, diciamo, della cosa, delle azioni concrete che possono, che può fare ciascuno di noi? In breve, sia Daniele che Alessandro, mi incuriosisce sapere cosa ne pensate. Vado, Alessandro, poi ti do la parola. Anche appunto su questo argomento potremmo stare a disquisire per ore, ma se è possibile, diciamo, riassumerei il tutto nella parola, cercare di essere il più possibile consumatore, come si dice, quindi diciamo uscire da una situazione di passività in cui appunto tutto ci cade addosso, ma in realtà è, come dire, il potrebbe essere una risposta banale, ma il mondo che viviamo attorno è perché è il mondo che ci costruiamo, quindi ognuno di noi ha determinate la possibilità di compiere determinate scelte tramite i propri acquisti, tramite appunto i propri investimenti, e su questo un punto fondamentale è quello della informazione. Anche da questo punto di vista, magari purtroppo molte volte ci ritroviamo a avere anche questi scambi di idee tra persone che sono già sensibilizzate su questo tema, che magari hanno già un fondo o investono i propri soldi in un determinato modo, che già prendono determinate scelte di consumo. Quindi, come dire, il mio auspicio è che ci sia il più possibile coinvolgimento da parte di tutti nel prendere delle scelte finanziarie di consumo che siano sostenibili, che siano etiche e che rispondano il più possibile, qui faccio riferimento anche proprio al lavoro che facciamo con Mercommon, a delle scelte che poi possano contribuire sulla determinazione delle comunità e dei territori. È fondamentale ascoltare le comunità e i territori per capire di che cosa hanno bisogno, quali sono le proprie necessità, qual è anche nell'ambito del ragionamento che stiamo facendo, anche qual è l'ambito e il modello di sviluppo che si vogliono vedere nel proprio territorio. E credo appunto che anche le istituzioni, ci sono determinate istituzioni finanziarie che sono anche indirizzate verso questo tipo di modello, quindi in questo caso tramite l'informazione magari si possono scegliere, si possono prendere determinate scelte di investimento e di consumo che vanno a influenzare sul territorio, e quindi diciamo che uno può anche toccare concretamente e ascoltare poi anche la comunità quali sono gli impatti di queste determinate scelte. Alessandro, altrettanto telegrafico. Anche di più, perché direi che sono allineato e coperto con quanto ha detto Daniela. Sicuramente, diciamo, rompere un po' per essere pienamente consapevoli di quello che si sta facendo, si riceve, chiedere informazioni, prendere consapevolezza di a che punto siamo nel mondo e come ci stiamo muovendo, quello penso sia la differenza più grande. Chiedere conto e ragione, mettiamola così. E chiedere conto anche a istituzioni come la Banca Centrale Europea, che alla fine lavora con soldi nostri. Esatto. Allora, sì, questa era l'ultima domanda. Io ricordo ai partecipanti che possono scrivere le loro domande sulla nostra piattaforma e fare le loro proposte. Grazie mille, grazie tantissimo agli speaker e ad Andrea per moderare questo dibattito. È un argomento difficile, è un tema difficile, ma avete fatto davvero del vostro meglio per renderlo più accessibile possibile. Potete trovare la registrazione sul nostro canale YouTube, vi invieremo un'email a riguardo.
Grazie ancora di nuovo, buona serata, ci vediamo il 17 giugno con Fabio Castaldo e Leo Hoffmann, Movimento 5 Stelle e i Verdi del Parlamento Europeo. Modera Christian Petit dell'UI, European University Institute. Grazie mille ancora. Grazie mille, grazie a Rosaria, grazie a Daniela, Alessandro e a tutti quelli che ci hanno seguiti. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao.